ringraziare perché Carla è uno di quei doni che ti arrivano all'improvviso, ti cambia la vita, se la ritrovi, che ti messaggia tutte le ore del giorno, ti perseguita in qualche modo, non ti molla mai, però perché ha uno scopo, anche voi ci siete passati, ti stalkerizza, brava, però ha un cuore immenso e quando si affeziona a qualcuno lo fa veramente, lo fa con tutto il cuore, con tutta se stessa. Lei non vuole bene a noi soltanto, vuole bene alla mia terra, alle mie donne, crede nel mio progetto e credo che sia giusto questa sera ringraziarla per l'associazione che ha fondato proprio per poter sostenere la Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni, perché a un certo punto si è dovuta mettere in gioco veramente, ancora di più di quanto lo fa di solito. E non poteva raggiungere mille difficoltà se non aveste anche fondato l'associazione, non avrebbe potuto dar vita a questa serata. E che dire? Ogni volta che sono venuta qui mi ha anche permesso di conoscere tante persone straordinarie che fanno parte della sua vita, quindi è giusto stasera ringraziare un po' tutti. Ci fosse lo facciamo fare. Mi sembra giusto ringraziare il padrone di casa. Peppe, dove sei? Peppe! Alessandro! Peppe! Alessandro! Peppe! Fermo, ma lo sento! Credo che questo ringraziamento sia più che meritato perché gli occhi trasparenti del proprietario di questa struttura, di questo ristorante, raccontano tante emozioni, tante cose. Lui mi ha detto che non potevano sposare questa causa, perché chi conosce un terremoto, chi ha vissuto un terremoto, sa cosa vuol dire e non può non essere generoso con chi si trova nelle sue stesse condizioni a distanza di qualche anno. Quindi io spero di avere la tua stessa forza quando a qualcuno servirà una mano, mi auguro di essere in grado anch'io di aiutare, quello come tu hai fatto questa sera con noi. Grazie. Grazie anche a tutta la mia famiglia che mi sta sempre vicino, Alessandro, Sara e mia moglie la sua Maria. Grazie. Il tuo pensiero. Io sono contentissima di questa famiglia che ha portato mio marito. Grazie e davvero grazie. Grazie di cuore. Grazie, molto e delle donne. Molto e delle donne. Viva le donne! Poi la cosa che mi tocca, scusate, però queste cose vanno fatte. E la cosa che più mi ha commosso è stata: porta tutte le tue donne. Io stasera sarei potuta essere qui con tante compagne. Non è sempre facile poter prendere parte a questi eventi. Io sono tra virgolette un po' più fortunata, forse perché comunque ho una vita anche a Roma. Chi vive ad Amatrice con difficoltà riesce a spostarsi e a seguirmi spesso in questi viaggi, però la proposta era porta tutte le tue donne, abbiamo stanze che le ospiteranno e una cena meravigliosa che le accoglierà, quindi credo che sia giusto anche ringraziare l'Hotel Gardenia che mi ospita e che so che è stata parte attiva di questa organizzazione. La Savoia, scusa. Che mi ha fatto? Gardenia? Ah, allora ha fatto...
scusate. Vabbè, ci sta, ci sta. Ignoranza contro la zona. Signorine belle, però malgrado questo suo piccolo difetto, sei sempre stato molto presente, sei stato sempre una spalla supplicata per volontare, credo che ti sia giusto riconoscere con questo oggetto che è legato alla mia terra, ringraziare anche te. Grazie Gigi. Guardate qua, guardate qua, Sonia. Quasi finito, manca poco, questo finito. E poi altre amiche che saluterò tra poco. E sono contenta di ritrovarvi ancora qui, di vivere con voi queste emozioni. E che dirvi, è una serata meravigliosa, la state rendendo ancora più speciale. Prima mi è commosso e mi state commuovendo con la vostra arte. Ho il cuore delle mie donne in questo momento e vi omaggio anche a voi come ricordo della mia terra e spero che sia il buon gradito. Vediamo, facciamo vedere cos'è. Questa è la medaglia di Amatrice, questa medaglia è stata coniata dopo il terremoto ed è proprio appunto legata alla rinascita della nostra terra. E che sia così, insomma, veramente che Amatrice possa tornare ai suoi splendori. Da parte nostra c'è tutta la volontà giusta da che questo accada. Grazie, grazie. Zapoglia, Vito al Cuore. L'associazione Vito al Cuore Onlus che si occupa da circa 10 anni di sostenere i bambini in difficoltà e le mamme. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Sonia da 1 anno e mezzo circa, ho avuto la fortuna, grazie anche a Carla, e di aver fatto dei laboratori. Laboratori che ancora oggi continuano e sono quelli che attraverso i quali noi raccogliamo i fondi che io stasera ho la gioia di consegnare. Perché siamo da così poco tempo, giusto che ci tengo a dire questo, sono da poco tempo, anche se l'attività risale a 10 anni, sono solo da 3 anni qua e tutte le persone che contribuiscono sono persone che partecipano ai laboratori che propongono, quindi io da volontaria e loro anche prendono in cambio dei servizi fornendo anche loro. Stasera cosa, la sorpresa qual è? No, è raccolto qui e io consegno, mi fa piacere consegnarlo, è un grande piacere e ringraziare soprattutto gli allievi che in gran parte sono qui, gli allievi dei nostri dei miei corsi. Grazie Elisa. Sono Roma, sono le volte, un assistente, ausilia. Il cognome è tutto murato però. Se lo rubano, mi raccomando.